Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, io pensavo tu fossi a leggere la città, invece vedo che qui è una mostra di architettura. Addirittura, sì, siamo qua nel Palazzo Comunale, vicino alle sale affrescate, e siamo qui con Elena Bassi, curatrice, organizzatrice della mostra del padre. Sì. E la domanda che vorrei farle è come è nata e raccolta l'idea di questa mostra. Infatti era un po' tutto visto ieri. Certo. Dunque l'idea è nata in merito al sindaco, all'assessore Elena Megheri, che hanno voluto dare un omaggio a mio padre in questo bellissimo evento che è Leggere la città. Chi meglio di Giovanni, mio padre, un esempio di lettura della propria città e di amore che lui aveva per la sua città. È nata così dal niente e dal tantissimo materiale che abbiamo, che ho messo. È stato difficilissimo non scegliere il materiale, ma facilissimo portarlo in sé, perché la ricchezza della storia attuale di mio padre è infinita, immensa. Tutto quello che voi vedete esposto è una piccolissima parte che lui ha prodotto. Quindi i suoi sogni, è un tema molto molto vicino a mio padre, tutti lo citano, il sogno notturno, qui lo rileggiamo e ha avuto la grande fortuna anche di poter molti sogni realizzarli, no? Quindi abbiamo delle abitazioni che girando con Pistoia, anch'io, nonostante che abbia vissuto con lui il periodo professionale fin da bambina, avevo 8-10 anni e l'ho sempre seguito alle mostre, alle inaugurazioni, agli eventi, quindi ho sempre raccolto il suo insegnamento, che non è solo quello architettonico ma anche quello culturale, quindi l'amore per viaggiare, per vedere, per studiare, per capire, per imparare. E quindi ecco, la mostra è nata proprio per far leggere anche agli altri ciò che lui ha fatto leggere a me e a tutti i ragazzi, giovani di studio, ormai ognuno ha preso la propria strada, ma che lo hanno amato e frequentato. Quindi anche con l'architetto Alessandro Soppressa abbiamo curato questa mostra con un amore, una felicità, quello che poco fa l'architetto Dezzi Bardeschi diceva, la felicità interiore di Giovanni Battista Bassi. Ecco, sinceramente sento di averla avuta anch'io preparando questa mostra e lo ringrazio, mio padre, ringrazio di aver dato a me questa felicità, questa ricchezza. E come io ho sempre detto, perché tanti mi hanno sempre detto, paragonato dicendomi te hai un peso enorme da portare sulle spalle, del padre. No, è una leggerezza, perché lui era così, quindi quello che lui mi ha lasciato è un'eredità meravigliosa, quindi spero di poterla portare avanti bene. Bene, l'interpretazione del padre non come un peso ma come una fortuna, una leggerezza, una ricchezza. Scritto gliel'ho voluto mettere proprio in evidenza. E la mostra, volevo sapere da quanto è... Fino al 30 di aprile, ci hanno dato queste sale affrescate meravigliose, perché lo leggono molto bene, e anche la possibilità di tenere questa mostra per a disposizione dei cittadini per un po' di tempo. Ecco, tante collaborazioni importanti ha avuto suo padre anche durante l'attività professionale. E poi Pistoia è ancora piena di abitazioni, chiese, realizzate anche 40 anni fa, che però sono attuali. La nave, la casa del giardiniere sul viale Matteotti, che è una cosa sconosciuta di più, ma forse una delle più belle costruzioni di Pistoia. È vero, sì. E l'aneddoto sulla casa del giardiniere lo sapete, perché la proprietaria ha vissuto questa abitazione
ricca di cemento armato, sì, di luce interna ed esterna, questo grande ballatoio, però questa nervatura che si vede nelle fotografie degli interni del cemento armato, lei lo ha visto come un giardino fra le mura, e lo ha sempre, sempre tenuto fiorito questo giardino, quel piccolo spazio che aveva all'esterno. E Babbo la volle intitolare a lei come la casa del giardiniere, perché la sentiva questo amore di questa signora di molto, molto raffinata, elegante per la sua vita. Ecco, e poi molte chiese anche a Pistoia. Sì, ha fatto la prima, che la vediamo lì, è la chiesa di Vicofaro, è nata, diciamo, affiancata a una piccolissima chiesa col campanile antica, non di grande pregio, dove lui ha voluto fare questo elemento geometrico, però molto morbido, quindi con queste linee, queste curve che si intersecano, ma che lasciano una grande morbidezza, e è forse una chiesa dove l'accoglienza dell'individuo in quest'aula grandissima, con questo grande ballatoio che è il Maltoneo, forse uno. E poi la chiesa di San Felice, che ho avuto la grande fortuna di progettare insieme a lui e dirigere insieme a lui. Negli ultimi anni, che stava già un po' meno male, per cui lo portava in cantiere, e lui, non mi ricordo, si apriva questa architettura, l'una diversa dall'altra, l'una diversa dall'altra, l'epoca diversa, ma non ha mai, mai progettato diciamo, sistematicamente ogni luogo, ogni accoglienza, come se diventasse possibile. Infatti la chiesa di San Felice è meravigliosa, è inserita nella montagna, in modo sì, con quel cannocchiale. Finisce nella montagna, che ha dato anche tante posizioni quasi contrastanti, no? San Felice, ma io credo che questa capanna colga felicemente. L'ambiente è proprio quella che ha detto sul resto, che ha curato bene la mostra. Sì, mi fa molto piacere. Si accomodi qui, così almeno. Perché prima parlava di lei, quindi almeno pure della mostra insieme. Sì, mi chiedevano come è nata questa idea, e ho detto che è nata dell'amministrazione comunale, però poi come è cresciuta, come è nata, cerchiamo, è stata una felicità. Cioè, abbiamo cercato di sposare queste due dimensioni, quella più pensiero, di progetto, di realtà, riflessione ampia su fare città, sulla relazione della città con l'uomo, anche in queste giornate, questo ritrovare, proprio stamani si diceva di ritrovare questo senso della comunità. E in effetti questa attenzione alla comunità, alla città degli uomini, è sempre stata, diciamo, la dimensione portante dell'opera di Bassi. E allora la prima sezione della mostra è proprio quella legata a questo tema dell'utopia, la città immaginata, quindi tutti questi progetti delle città utopiche, concorsi, progetti a grande scala. Poi invece, per capire che aveva questa capacità di poi di arrivare invece alle persone, quindi a progettare degli spazi delle persone, no? E quindi in questa seconda sezione c'è proprio il luogo, i luoghi costruiti, quindi città costruita, dove appunto ci sono vari temi affrontati sempre con grande sapienza e con grande controllo, perché una delle caratteristiche particolari è proprio questa grande capacità di pensare in grande scala, ma poi arrivare anche al dettaglio. In particolare, tra l'altro, in una sala c'è anche una dedica a quelle che sono alcune opere di design, quindi il mobile, cioè questa visione totale, no? Dalla città proprio al mobile. Quindi questa è un'occasione, quindi è stato un po' questo il filo conduttore. Poi leggere la città ci ha dato spunto al tema del racconto, no?
fine conto c'è questi due racconti paralleli, uno rappresentato dai disegni, dalle foto, dai progetti, e invece il secondo è questo nastro dove scorrono queste immagini, questi ricordi, e soprattutto sono le relazioni che lui ha costruito nella sua vita, cioè i rapporti con altri architetti, con uomini di cultura, con le riviste, cioè, quindi scorrendo le sale praticamente si scorre il Novecento, insomma la storia del Novecento, la ricostruzione, le grandi intenzioni ideali, la scuola, lui è stato preside dell'Istituto d'Arte che ho visto per molti anni, in Malesia, quindi ha investito molto sull'educazione delle nuove generazioni. Insomma, mi sembra che insieme abbiamo cercato di ridare questa atmosfera, cioè per i cristoiesi riscoprire una grande figura, per altri, proprio in questi giorni sono venute fuori persone, capire che oltre a Michelucci, Natalini, figure insomma ovviamente importanti, Pistoia ha generato anche una figura di architetto Bassi, che insomma è quindi un regalo che abbiamo fatto alla città, ma poi una dedica in particolare alla persona che abbiamo amato e continuiamo a amare. Io sono stato 10 anni nello studio insieme, e poi è un rapporto mai interrotto, che continua una dimensione più spirituale, però. Quindi è un discorso completo e rimane comunque visitabile fino al 3 aprile. Ecco, se posso dire un'ultima cosa, perché a proposito degli arredi, nella stanza appunto dove abbiamo collocato alcune degli oggetti da lui progettati, c'è una lampada che si chiama Crack, e lì c'è un disegno originale con le evoluzioni. Questa lampada è al MoMA a New York. È tutt'oggi in esposizione, ciclicamente viene spostata perché ciclicamente mettono il design degli anni 60-70. Infatti io sono stata per Natale a New York e purtroppo 2 giorni prima avevano cambiato, quindi sarà l'occasione per tornarci, però questa lampada è del mio babbo, è al MoMA, e quindi è una cosa molto bella. E nella sala, ecco, se volete anche dopo la prendiamo. E per esempio invece i disegni della città della collina con tutto il plastico sono stati donati al centro di arte contemporanea di Pintavalle a Parma, dove c'è il grande archivio di Giorgio Conti, sono altre figure, c'è anche questa che è un modello plastico enorme con tutti i disegni, furono donati. Benissimo, io ringrazio Chiara e saluto gli architetti Bassi e Suppressa. Grazie per questa esposizione, per questo ricordo dell'architetto Bassi. Grazie. Grazie.